Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parliamo di Blasda. Oggi vi parlo di questo nuovo adudimento, così li chiamano di solito, che è molto in voga negli ultimi anni. Lo usano tutti, io in realtà mi piace come passaggio, ma non l'ho mai usato più di tanto. Però dato che ormai è un passaggio che usano tutti, un po' tante volte per fare i fighi, ma è comunque un film molto interessante, molto bello da sentire, molto musicale, oggi ve lo voglio spiegare con calma. Prima però vi faccio capire di cosa sto parlando. Prima di partire però una cosa importante ragazzi, è sempre la solita, però magari qualcuno sta vedendo un mio video per la prima volta o qualcuno si è dimenticato di iscriversi al canale, quindi parlo proprio a voi che non siete ancora iscritti al canale. Mi raccomando, se vi va iscrivetevi, cliccate sul pulsante mi piace e lasciatemi un commento qui sotto dicendomi cosa ne pensate di questo video, se è il primo mio video che vedete o cosa pensate in generale dei miei video, così da sapere se continuare su questa strada o se cambiare. Prima di farvi vedere bene sul set come funziona questa cosa, però vi faccio una parte spiegata sul pad, perché così almeno capiamo bene l'essenza di questo nuovo rudiment, di questo feel, chiamiamolo feel, e poi andiamo a suonarlo. Spostiamoci. Il Blasda non è altro che la rivisitazione del rudimento numero 28, che sono le Swiss Army Triplet, e praticamente sono queste. Prendiamone una sola ed esaminiamola. Praticamente Swiss Army Triplet sono triplet, quindi terzine, quindi tre colpi. All'inizio abbiamo un flam con la nostra mano forte, una ghost con la mano che ha appena fatto l'accento, cioè la mia mano destra, e poi una ghost con l'altra mano. Io adesso non ho detto tanto destra-sinistra perché questo rudimento può essere fatto sia partendo di destra sia partendo di sinistra, cioè invertito. A me sembra di essere buio, ma fa niente. Ma per far sì che questo rudimento diventi un Blasda dobbiamo fare due cose. Cioè la prima cosa è quella di andare a suonare un accento al posto della ghost finale, cioè l'ultima ghost che io faccio di sinistra. Ve lo suono in sequenza. Questo come sonorità assomiglia già molto al Blasda. Se suonato soprattutto su batterie, se suonato soprattutto a velocità alte, assomiglia molto. La sonorità è quasi la stessa del Blasda, ma in realtà manca ancora una cosa. L'unica ghost che mi è rimasta, cioè il secondo colpo della terzina, devo andare a raddoppiarlo, sempre facendo ghost, ma anziché suonare come ghost singola, farò un doppio colpo, in questo modo. Raga, ho sbagliato. Praticamente il Blasda non è così. Solo che su pad non me ne sono accorto. Quando sono arrivato su batteria ho provato a farlo, ho detto ma ho detto una cavolata fino adesso. Perché? Allora, a parte che la parte prima del video ve la lascio lo stesso, perché in realtà è un esercizio in più, quindi potete fare quello lì come esercizio in più. Ma ho sbagliato il flam, nel senso, per poi riuscire ad andare a fare su batteria e farlo suonare come deve, il flam lo dobbiamo fare con la nostra mano debole, non con la nostra mano forte. Quindi per me il Blasda comincerà con un flam di mano sinistra, non di mano destra. Comunque nel PDF vi scrivo tutti e due, e magari anche nel titolo vi potrei scrivere Blasda giusto e Blasda sbagliato, cosa cambia, cioè, magari me la gioco un po', così sembra che l'abbia fatta apposta. Io in realtà non l'ho fatta apposta per niente, andiamo sulla batteria che è meglio. I modi per andare a suonare Blasda sul set sono principalmente tre, poi ovviamente il consiglio che vi do sempre è quello di provate sia il Blasda sbagliato sia quello giusto, ma provatelo sul set, fatelo vostro, fatevi i vostri esercizi, fate le vostre cose. Però si fa di solito in tre modi. Cioè il primo modo è quello di suonare tutto sul rullante, quindi farlo in questo modo qua. Il secondo modo è quello di suonare il primo colpo con la mano destra, che sarebbe praticamente la ghost di mano destra del nostro flam, su un tom, e poi andare a suonare tutto il resto sul rullante. Il problema qual è? Il problema è che se noi andiamo a fare un flam dove suoniamo la ghost sul tom 1 e l'accento sul rullante, viene questa cosa qua.
Quindi in pratica il tom non si sente. Quello che vi consiglio è, quando dovete andare sui tom, suonate forte tutte e due, cioè sarà sempre un flam ma con due accenti in pratica. Anziché avere ghost e accento avrete due accenti così. Adesso possiamo andare a suonare il nostro blasdo. Adesso ve l'ho fatto tra tom e rullante, ma possiamo farlo tra tom e rullante, timpano e rullante, quello che vogliamo. Tutti gli altri colpi andiamo a farli sul rullante. Quindi se lo voglio fare sul tom verrà questa cosa qua. L'ultimo modo è quello di fare il blast normalmente, però praticamente andiamo a mettere la nostra mano forte su un tamburo, la nostra mano debole sul rullante e praticamente le lasciamo lì e suoniamo il blast in questo modo, con ghost accenti normale come abbiamo sempre fatto. Il blast è praticamente questo, poi ovviamente ci sono anche molte altre interpretazioni, ad esempio una cosa che potete fare, che fanno in tantissimi, è quella di mettere più di un flam, cioè il blast alla fine è un flam solo, ma se a quello andiamo a collegargliene altre, ad esempio due o tre, vengono sonorità sempre diverse lasciando comunque l'impronta del blast. Poi il fatto è questo, perché ho deciso di lasciarvi sia la prima parte in cui vi ho detto il flam al contrario, non so il perché, sia la seconda parte invece giusta, perché il fatto di fare il primo esercizio e il fatto di arrivarci per capire come è stato strutturato un blast, non so se qualcuno l'abbia pensato proprio partendo dalle Swiss Army Triplets oppure sia uscito così a caso, però comunque secondo me è importante, al di là poi che si faccia o non si faccia, si faccia bene o male, capire da dove deriva un certo rudimento, una certa cosa che stiamo suonando. Mi raccomando, sia il blast giusto sia il blast sbagliato ve li ho scritti qui sotto nel PDF, quindi andate a scaricarlo, vi ho scritto tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così mi raccomando non dimenticatevi di lasciarmi un like qui sotto, se non siete ancora iscritti al canale vi ricordo ancora di iscrivervi, mi raccomando fatelo, è importantissimo. Oltre a questo andate sui miei social Instagram e Facebook, soprattutto come vi dico sempre Instagram, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!